I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Se la pizza è scotta e la zanzara punge, se la radio è rotta e la focaccia unge, se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, yeah. Vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Oh, oh. Ah, buonasera! Stiamo chiacchierando prima della diretta, allora buonasera a tutti amici, benvenuti, nuovo appuntamento con Casa Lotto. Ecco qua, noi siamo prontissimi, anzi ci stavamo scaldando, stavamo parlando già delle notizie che ci saranno in questa puntata, ma la cosa più importante che aspettano tutti sono i consigli, quindi tranquilli, ci saranno anche quelle, ottime come sempre. Certo che ciao. Sì, noi nel frattempo abbiamo chiacchierato tutto il pomeriggio, sì. Proprio sino alle ore 20. Beh, è così. Allora, ben ritrovata Clara, ben ritrovato Marco, soprattutto ben ritrovati a tutti voi che avete scelto di seguire in questo ultimo venerdì del mese di luglio questa diretta, diretta veloce, 40 minuti di diretta, ma sicuramente riusciremo a far tutto perché, chiaro, non mancheranno le notizie di intrattenimento, non mancheranno i nuovi consigli, le nuove condizioni e soprattutto andremo a vedere anche le vincite di ieri sera. Beh, attenzione, perché io con Marco siamo pronti, prontissimi ad affrontare l'estrazione di domani sera, che sarà l'ultima estrazione del mese di luglio, perciò attenzione veramente ai pochissimi consigli che abbiamo valutato io e Marco, come sempre ristrettissimi, perciò sempre suddivisi e sviluppati in ambo secco e interno secco, perciò rimanete con noi anche in questo venerdì pomeriggio perché sarà veramente importante. Intanto iniziamo a dire buone ferie, buone vacanze alle tante amiche e ai tanti amici che proprio in queste ore, in queste prossime ore partiranno per 10 giorni, 2 settimane, 1 settimana, quello che sarà per le ferie d'agosto. E salutiamo anche a tutti i fortunelli che già ci stanno seguendo dalle località di mare, di montagna, di lago. Beh, insomma, buone ferie, buone vacanze. L'altra volta, no? Vedevo un video di come sono cambiate le vacanze in Italia, perché fino agli anni forse 80 ma ancora 90 vedevo questo filmato che si facevano 3 mesi e più di vacanze, che praticamente non vedevi l'ora di tornare a scuola perché non ce la facevi più di andare nei posti di villeggiatura. E come si è cambiato? Perché certo, tu partivi, dice, le famiglie con tutto, no? le macchine piene. Adesso se fai 1 settimana, 2 settimane, già è tanto. Due settimane, beh, già sono tante, è cambiato veramente un po' tutto, ma anch'io mi ricordo che da piccolo facevo delle vacanze molto lunghe, appunto appena si finiva la scuola, se si aveva la possibilità, si partiva fino alla fine d'agosto. Adesso è chiaro, è cambiato veramente un po' tutto e di conseguenza ci dobbiamo tutti quanti adeguare e adattare a tutti questi cambiamenti. Erano belli però. Beh sì, sicuramente erano altri tempi, erano bei tempi. Anch'io mi ricordo che si partiva con la macchina, con il portabagagli pieno di valigie, di scatole, di tutto, di più, perché comunque dovevi stare per parecchi giorni. Che bello! Infatti in America non era così, non c'è mai stata questa abitudine
però è molto carina. Vedevo questo filmato bellissimo che raccontavano appunto tutte le abitudini, andare le tavolate al mare che mangiavano, la pasta, proprio bello. Si vedeva la gioia, la felicità no, di queste famiglie italiane di una volta, certo. Dei bambini che alla fine ti faceva delle amicizie anche molto importanti, crescevi con loro, perché poi tutti gli anni lo stesso posto, no? Stessa spiaggia, stesso mare, è per vero. Quest'anno non cambiare. È no? Vero, mm-hmm. È vero, vabbè. E voi non cambiate canale, non muovetevi perché adesso l'Io inizia. Yes, allora andiamo subito a vedere i risultati di ieri sera. Beh, gran bella estrazione, non solo con i due centenari, centenario di Bari 65 e centenario di Cagliari 18, li abbiamo trattati semplicemente due volte, gli unici due, il Bari-Cagliari, il 65 e il 18, e 65 è arrivato a Bari, 18 alla ruota dell'8 di Cagliari. Beh, attenzione, perché chi ha seguito semplicemente le nostre dirette e ha deciso di ascoltare e di giocare i consigli che si regalano in diretta, beh, attenzione, perché questo 18 è arrivato come estratto alla ruota dell'8 di Cagliari in tre estrazioni, e il 65 alla ruota dell'8 di Bari sempre in tre estrazioni. 18,66 e 18,16 sono i due ambi, 2 euro sull'ambo, beh, sono 500 euro di vincita, perciò è tanta roba per aver seguito veramente tre volte i centenari. Quindi noi i centenari non li diamo spesso e volentieri, li diamo solo quando sono maturi, ed è accaduto appunto con il 18 e 65. Ruota dell'8 di Firenze, 68-81, l'8 segreto ha colpito ancora. Vi avevo portato l'abbinamento del 18-81, ecco il 68 che è arrivato come ambo nei tre numeri o come ambo secco. E poi Roma 9,55 dal Palermo-Roma, ecco questo fantastico ambo, ambo secco, e quindi anche questo lo abbiamo tirato a casa. Ci sono anche delle altre vincite a tutte le ruote, per esempio il 9,21, il 24,54 al primo colpo di gioco per un numero, qua abbiamo sfiorato il terno perché è arrivato l'85, e poi ancora il 68,81, il 41,89. Quindi queste sono appunto le vostre vincite con i nostri consigli. E allora partiamo in questo venerdì sera veramente alla grande con chiamata unica per il 9 e per il 90. Tutto è solo sull'ultimo 9 e 90, e allora attenzione, perché si alza veramente l'asticella per quanto riguarda non solo il numeretto 9 che avrà la coppia d'ambi di fine luglio, due soli ambi secchi che si possono unificare in ambo terno secco, e attenzione, veramente molta attenzione al 90, un ambo secco e il terno del sabato sera con il 90, e qua vi do una dritta stupenda: 90 e zerati in statistica sono altissimi, e qua ci può veramente scappare terno o quaterna, perciò vi dirò più volte nel corso di questa diretta di unificare l'ambo alterno per seguire in una sola schedina ambo terno quaterna. Redazione per il primo consiglio attesissimo, e allora andiamo di là, grazie. Bene, venerdì sera parte la prima promozione valida domani sera, e allora ricordo, domani ultima estrazione del mese di luglio, chiamata unica per il 9,90. Tutto è solo sul 9,90, il 90 che avrà un ambo secco e un terno secco, il terno sarà il terno di domani sera, il terno del sabato sera, quindi attenzione, perché come vi ho consigliato prima, unica
unifichiamo l'ambo alterno per valutare in un'unica schedina ambo terno quaterna. Fate questa mossa perché gli zerati, compreso 90, sono super attesi anche in terno e in quaterna. E poi attenzione, c'è il numeretto 9, un bel numeretto 9 con due ambi secchi, la coppia d'ambi col 9. E allora questa è chiamata unica per l'ultima di luglio, ora vostra all'895095, ripeto 895095, e dopo il tasto 3 darete fissa dai cellulari, avrete questa informazione veramente spettacolare. Bene, siamo veramente partiti alla grande in questo venerdì sera con chiamata unica dedicata esclusivamente al 90, un ambo e un terno saranno di scena i numeri zerati, quindi attenzione perché con pochi numeri possiamo veramente valutare il massimo, ed è chiaro che unificando in ambo terno quaterna avrete la copertura di tutto. Coppia d'ambi col 9, due ambi, in realtà sono tre numeri, 9 compreso, perciò vedete che sono veramente due ristrette alla portata di tutti voi, e l'895095 è a vostra disposizione, spero in questo venerdì sera di poterne riparlare. Clara? E vediamo se potrei riparlare di un'altra cosa, perché gli amici di Casalotto, che sono molto esigenti e stanno molto attenti, hanno notato quell'ambo uguale, il 2, il 3, i numeretti, che sono proprio lì nelle prime due ruote, e quindi dicono, ma hai preparato, hai lavorato? No? Sembra una condizione stupida perché sono due numeri piccoli e un ambo di consecutivi, ma hanno fatto bene appunto a notare questa condizione, perché questa è una signora condizione, questa è una condizione veramente interessante, molto forte. E allora Michele, magari vediamola, grazie, perché qua abbiamo veramente sulla ruota di Bari e sulla ruota nazionale questo fantastico ambo uguale nel quadrato
quadrato perfetto, ovvero i numeretti 2 e 3, numeretti consecutivi, vedete precisamente isotopi. Allora attenzione, perché già anche questo pomeriggio molte persone hanno richiesto questa informazione. Allora attenzione, i numeretti consecutivi, isotopi barinazionale, cosa confermeranno? Abbiamo dedicato io e Marco sicuramente forte attenzione a questa condizione, perché è una delle condizioni più importanti da 24 anni, e abbiamo sviluppato due ambi e due terni secchi. Dobbiamo attenzionare molto bene l'ambo con numeretto e suo vertibile, quindi numeretto e suo zerato oppure radicale, questo è veramente preciso e veramente molto forte, e il terno di numeretti, perché sapete bene che dopo questa isotopia precisa e perfetta dei numeretti arriva anche da un altro metodo, quindi il terno di numeretti che coincide con il prodotto dell'ambo uguale. Bene, io allora, Clara, scappo in redazione per portarvi in anteprima questa informazione unica, ristretta, riservata a tutti coloro che amano questa condizione veramente al top. Redazione. Bene, partiamo con questo portale 892277, ripeto 892277, dopo il tasto 3 da rete fissa dai cellulari avrete questa opportunità veramente imperdibile, due ambi e due terni secchi barinazionale, ed è chiaro che anche alla ruota nazionale valuteremo simbolotto gratuitamente offerto dall'Ottomatica. E allora attenzione, perché qua avrete esclusivamente tutto e solo sull'ambo uguale il prodotto conferma, due ambi secchi e due terni secchi, condizione fortissima. Io non vi dico niente altro, perché non c'è null'altro da aggiungere di fronte a una condizione così importante che conoscete da 24 anni. Se avete fatto due calcolini potete chiaramente giocare quello che avete calcolato, altrimenti il prodotto già bello e pronto lo trovate all'89 22 77. Fatelo vostro adesso, perché domani ci sarà l'ultima estrazione di luglio e questa condizione è veramente forte. Via con le vostre chiamate, 89 22 77 tasto 3. Sette, sette, sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 7, 7. Chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, son tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8, 9, 2, 2, 7, 7.
Benissimo, e allora l'informazione di Bari Nazionale la trovate ancora all'8922-77. Beh, questa condizione piccola è molto forte, quindi attenzione, mi raccomando, ascoltate il prodotto, perché questi due numeretti 2 e 3 consecutivi, perfettamente e precisamente isotopi, beh, è tanta roba. Due ambi e due terni secchi, l'ambo col numeretto ezzerato e il terno di numeretti sono le due informazioni veramente al top. Non lasciatevi sfuggire questa condizione, e mi auguro che l'abbiate valutata molto, ma molto bene, perché è una delle condizioni veramente ottime. Clara, adesso c'è la Bertè, non qui purtroppo, non a Casalotta, no, vabbè. Non ho sentito bussare, infatti. Se no si poteva, poteva entrare la luna e la luna bussò. Certo, infatti, invece no, non so dov'è, magari in vacanza, però ce l'abbiamo nella notizia di oggi, quindi parliamo della mitica Loredana Bertè. Diciamo che come minimo l'esordio discografico della Bertè non è passato inosservato. Siamo nel 1974 e lei ottiene il suo primo contratto discografico con la CGD e registra l'album Streaking, scatenando un putiferio, perché questa parola in inglese vuol dire irrompere nudi fra la folla, e l'album non è da meno, tutto incentrato sulla tematica sessuale. Il brano Il tuo palcoscenico si conclude con l'urlo della parola puntini puntini. Ah, non l'ho mai sentito, vabbè. Ah, no. Seguito da una suggestiva coda di chitarra elettrica, ma sono soprattutto le foto interne dell'album nelle quali Loredana appare completamente nuda, ma dai, a scatenare la censura. L'album viene prima ritirato dal mercato, poi ritorna alla grande, e nel frattempo Loredana pensa bene di farsi fotografare di nuovo completamente nuda, e questa volta per un servizio fotografico su Playboy. È proprio nuda nuda, ma guarda, è abbastanza, te, hai visto? Abbastanza nuda. Anche tu hai la foto lì? Sì, ma io ho la foto vestita, appunto, vestita di quando chiaramente con i Banda Bertè provava queste canzoni. È stato un album così, lei voleva proprio passare questo messaggio, e infatti, come tu hai detto nella canzone, il mio palcoscenico, la canzone conclude con quella parola che non si ripete. E poi c'è anche la canzone Sei bellissima. Ah, è lì! E certo, Che anche qua la versione originale fu censurata subito negli anni 70, perché nel ritornello diceva, poi a letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. E quindi fu censurata. Però rimase così. Ha cambiato, ha levato, a letto mi diceva sempre, poi mi diceva sempre. Ah, ok. Quindi c'era un letto di troppo. Sì. Un letto, troppi letti. Troppi lì, vabbè, letti. Ok. Non per dormire, chiaramente. Ah, va bene, no, lei le fatti. Ma lei è così, assolutamente, ci è piaciuta sin dall'inizio, e poi è chiaro che dopo un po' tutte queste cose ha avuto il suo meritato successo con tutti gli album e tutti appunto le canzoni che seguirono dopo il 1974. Ottimo, bene, brava, hai visto che già con le idee molto chiare, molto chiare dall'inizio. Come del resto anche adesso, anche negli ultimi anni, ha veramente le idee molto chiare anche per quanto riguarda la sua musica contemporanea, e devo dire che è riuscita e sta facendo delle belle cose. Vabbè, fammi vedere la foto, va, vediamo. Sì, qua era irriconoscibile, no? Stava provando appunto con il suo gruppo Banda Bertè, forse come si chiama il gruppo? Banda Bertè. Ah, la Banda Bertè, eccola qua, carina. Sì, forse proprio questo album del 74. Belle, hai visto? Poi vabbè, lei stupenda, sempre con un fisico, con delle gambe, secondo me delle gambe tra le più belle d'Italia. Certo che sì. Sì, meraviglioso, questi capelli. Bello, dai, vabbè, ok, me la tengo io, vai. E allora chiudiamo la prima parte di questa diretta del venerdì sera ancora con il 9 con il 90, e infatti qua avrete veramente tutto e solo sul 9,90 di domani sera. Ultima estrazione del mese, pochi numeri,
numeri migliori in assoluto, perciò vado in redazione per confermare e per darvi questa informazione. Andiamo di là. Bene, allora concludiamo alla grande la prima mezz'ora di diretta con l'895095, portale amato da tutti voi. In questo portale oggi per domani sera avrete chiamata unica dedicata al 9 e al 90. Numeretto 9, due ambisecchi, anzi iniziamo con il 90, un ambo e un terno secco, quindi ambo e terno con il 90. Vi do l'ultimissimo suggerimento: occhio all'ambo principale, al terno secco, sono zerati che si sposano e si abbinano bene con il 90, attesissimo, quindi il 90 con gli zerati, e qua bisogna unificare in ambo terno quaterna per centrare anche terno e quaterna, quindi fate questa mossa, unificate sempre perché avrete tutte le coperture possibili. E poi numeretto 9, coppia d'ambi, solo due ambi secchi, e il 9 sarà ancora un super protagonista per domani sera. Via con le vostre chiamate, 895095, tasto 3. Il sole scalda, il sole scotta, ti arriva in fronte una bella botta. Viva l'estate, questo è il mio motto, e sta lotto. Il sole sale, il sole scende, come un diamante nel cielo splende, senza la crema però mi scotto, e sta lotto. Vieni con noi, tu fatti vuoi, salta anche tu nell'acqua blu. Sole che cuoce, sole rovente, quando ti bruci non è divertente. Sei tutta rossa ma bianca là sotto, e sta lotto. Pronti per la seconda parte? Sì, tra pochissimo, quindi rimanete lì. Con cosa, Lio? Beh, dopo ci sarà l'88-89 alla portata di tutti voi per questa ottima statistica. Tra poco.
bentornati nel nostro salotto. Adesso ci rinfreschiamo con una bibita e con una notizia, va bene? Yes, certo allora, che sì. Parliamo della ciccia. Cioè? Mai sentita? No, vero? No. È una bevanda tipica del Venezuela. Infatti okay. Parliamo della rubrica Venezuela, mi amor, e di questa meraviglia che è la ciccia, che trovate in ogni angolo del Venezuela. È meravigliosa, mi porta dei ricordi fantastici. Allora, è una bibita dolce, a te piacerebbe tanto, Leo. È amatissima appunto dai venezuelani che in tenera età imparano a bere questa curiosa bevanda fatta con latte e riso. Ma semplice, semplicissima. Anche cannella, vedo. Allora, infatti puoi inserire altri ingredienti, la cosa bella è che appunto io parlo di Caracas, a Caracas in ogni angolo c'era un cicero, che si chiamano così, quelli che fanno... Che nome simpatico! Sì, noi li prendevamo in giro, poveri uomini, loro erano vestiti di bianco, sembravano dei dottori, con la cosa bianca lì, col cappellino bianco, tutto bianco, cicero, che facevano la ciccia. Ecco, e con questi carrettini, sempre come il raspado, sì. Con questi carrettini veramente di ferro arrugginito, una roba molto salutare. E adesso però la ciccia si trova ormai ovunque, anche nei supermercati, per carità, ci sono delle confezioni molto belle, aziende che lo producono, però a Caracas, in Venezuela, si beveva per strada con tantissimo ghiaccio, ovviamente, il ghiaccio anche tritato. Come hai detto tu, hai notato che qualcuno li può mettere la cannella in polvere, qualcuno le metteva la cannella in polvere, altri la scorzetta di limone, altri ancora l'essenza di mandorle. Ma poi si può inserire appunto quello che uno vuole, anche il dulce de leche, il latte condensato, scusa, la lecce condensata, gli sta molto bene, lo rende ancora più dolce, però certo. È buono, è certo una che cosa... Sì. Beh, ma io penso che comunque con una spolverata di cannella è veramente... Sì. Al top, sì, sì, sì. E in questo caso secondo me non andrebbe bene troppo dolce, perché comunque se troppo dolce non ti disseta, quindi quella punta di cannella, sì. Secondo me può essere, però la proverò, perché se dici che si trova comunque un sì. po' ovunque, avrò modo appunto di comprarla e di sì. provarla, poi ti farò sapere. Che belli, il cicero, è molto simpatico. Noi le quel prendevamo nome. In giro, li facevamo correre, poveri Cristi, oddio. Poveri ciceri. Poveri ciceri, proprio facevamo di tutto, di più, questi scappavano, noi dietro a rincorrere, poi tornavano a fare la ciccia, che poi lo prendevano con il mestolo, anche lì il bicchierino fatto di carta che dovevi berlo subito perché si distruggeva automaticamente, e vabbè, bello, bello. Che meraviglia. Cicero, bene. Vai. E allora, grazie anche Clara. Anche noi siamo ciceri oggi. Sì, sì, quasi. Sì, mi serviva la camicia bianca, quindi sì. Due ciceri è vero, di è vero. Casalotto. E allora, chiudiamo alla grande questa diretta. Magari, Michele, rivediamo le foto degli scontrini vincenti di ieri sera. Bari 65, Cagliari 18, i due centenari portati e presi. Quindi in tre strazioni li abbiamo seguiti veramente per poco, moltissime persone hanno valutato questo consiglio in diretta, e vedete qua anche la puntata del 15 euro è tanta roba per non aver pagato nulla, perché li abbiamo regalati in diretta. Cagliari 16-18 ambo, dal 16-18-81 e 18-66 ambo secco, poi a Firenze il 68-81 dall'8 segreto e a Roma il 9-55. Adesso Michele, per favore,
signore, andiamo con l'88-89, regalato in diretta e arrivato al primo colpo di gioco. Proprio martedì sera, questo ambo secco è proprio stato un altro ambo regalato in diretta, quindi per tutte le ruote, per la ruota del Lotto di Bari, in qualche modo l'abbiamo portato a casa. Vedete anche 10 euro sull'ambo secco. Chi ha seguito le nostre informazioni, ha ascoltato questa informazione dell'88-89, beh, senza chiamare nessun portale, ha vinto l'ambo al primo colpo di gioco. Questo è accaduto martedì. Allora, aggiornamento, ultimissima possibilità per la super continuità di fine luglio dell'88-89. Andiamo di là a vedere appunto cosa abbiamo valutato io e Marco per domani sera. Redazione. Bene, allora chiudiamo alla grande la diretta del venerdì sera, ancora una volta con la continuità dell'88-89. Beh, questo è stato veramente al top in questo 2022, non solo. E allora per domani, ultima estrazione del mese di luglio, 88, un ambo secco e un terno secco, stop. Ricordatevi che l'88 è nella rosa dei 5 numeri più frequenti, quindi valutate attentamente questa informazione, perché è un frequente, quindi lui non si dimentica di non uscire, quindi attenzione. 89, un filo in ritardo, avrà un ambo secco e allora avrete questa fortissima informazione al costo di un caffè all'89 22 88, ottimo portale raggiungibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Fate vostra questa informazione perché è veramente importante per domani sera. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e bevi di un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e bevi di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e bevi di un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e bevi di... Bene, bene.
bene, allora noi andiamo a berci una bella ciccia, yes. Cerchiamo un cicero e vi lasciamo, ci vediamo domani, quindi buona serata, buona continuazione a tutti. Grazie Clara, grazie a Marco, grazie a tutti voi per aver seguito questa diretta del venerdì sera. I portali rimangono a vostra completa disposizione, chiaramente per l'aggiornamento valido domani sera, che sarà l'ultima estrazione di luglio, e noi ci vediamo domani pomeriggio alle 14:30. Ciao, ciao, ciao.